La concessionaria Strada dei Parchi informa di aver completato questa mattina sulla A24 alle ore 5 circa le operazioni di abbattimento controllato della carreggiata ovest in direzione Roma del viadotto Cerqueta e del viadotto Le Pastena per complessive 6 campate demolite con microcariche esplosive. Sono ripresi infatti con nuovo slancio dopo il reintegro di Strada dei Parchi nella gestione dell'autostrada i lavori di adeguamento sismico che prevedono la demolizione e la ricostruzione dei viadotti nella tratta tra L'Aquila e Tornimparte. La doppia demolizione simultanea, stiamo vedendo nelle immagini, unica nel suo genere, ha comportato una interruzione della viabilità sulla tratta di sole 3 ore con il traffico riaperto già pochi minuti dopo le 6 del mattino in entrambe le direzioni sulla carreggiata opposta. Quello odierno rappresenta l'ultimo abbattimento controllato nell'attuale fase dei lavori di adeguamento sismico sulla tratta autostradale tra L'Aquila e Tornimparte. Lavori affidati a Toto Costruzioni Generali che hanno subito una forte accelerazione da gennaio scorso, quando, dopo 18 mesi di revoca, il Parlamento ha decretato il reintegro di Strada dei Parchi nel contratto di concessione delle autostrade A24 e A25. I nuovi impalcati, progettati secondo le più avanzate tecniche antisismiche, verranno ricostruiti con l'utilizzo di acciaio Corten e saranno provvisti di dissipatori sismici di ultima generazione. Le operazioni di questa mattina, che hanno interessato 2 tra i viadotti più elevati dell'intera rete autostradale italiana a circa 1000 metri di quota e tra i più datati delle autostrade A24 e A25, si sono concluse in tempi ridotti grazie appunto alla sinergia tra il personale di Strada dei Parchi, tecnici di Toto Costruzioni Generali che hanno coordinato tutte le attività culminate con l'esplosione eseguita dalla società specializzata Nitrex e poi hanno verificato le condizioni per riaprire l'autostrada in piena sicurezza.